la prima è Clementine. Ovvio. Ho disegnato un gatto. Come sta Clementine? Tutto ok. Dov'è il cappello? Non lo so. Puoi aiutarmi a trovarlo? Va bene. Ma certo. Quando l'hai perso? Ce l'avevo un paio di giorni fa. Ah, grazie a cazzo. Ok, Clem, devo occuparmi di alcune cose perché non vai a giocare un po' con Duck? No, aspetta un attimo, tirati qua su. Ah, ok, vabbè, è rimasto lì. Allora, te sei la prima. Magna e bocca e tapo ta bocca. Tieni, Clem, devi mangiare qualcosa. Dai mezza mela, dai pezzi di carne secca, dai cracker forma. Cosa potrebbe piacere a una ragazzina? La mezza mela, sti cazzi. Pezzo di carne secca, cracker e formaggio, dai. Ok, Sunday would be better next time. Hai scelto il piatto tipo di Clementine, vabbè. Il gelato è esaurito. Doc is hungry too. Yeah, we're gonna get some food. Sì, appunto, il prossimo sei te. Dai da mangiare a Doc. Vuoi da mangiare qualcosa? Te l'ho detto ora che vuole, che ha fame. Ma guarda la faccia. Io, beh, no, aspetta, rimango un attimo qui a vedere questo qui che è saltato. Guardategli la faccia. Allora, ti do dei cracker e formaggio. Per i bimbi cracker e formaggio. Yeah. Oh, man, so... Doc, la famiglia apprezzano la cosa. Quindi c'ho altre due cose. Volevo darla a lei, però... Prima a lui, vai. Il primo siete perché mi ha salvato il culo prima. Ora sì. E mo che gli do? Vabbè, ma tappa te la bocca. Sì, ha mangiato, non ti preoccupare. Gli altri hanno notato che hai dato da mangiare a Kenny. Io voglio Kenny. E ora manca un pezzo di mela. Tenete... no, qualcun altro, sennò dopo... No, se no dopo penso troppo a me stesso, quell'altro imbecille mi tira un pugno in faccia un'altra volta. Lo voglio dare alla moglie di quest'altro, però. Vabbè. Andiamo alla via, su. Cioè. Come va lì? Da qui sembra che tu abbia i suoi preferiti. Eh beh, sai come. Ma mangia. Sì. Sei molto più carino comunque, rispetto a quell'altra volta. Ah, scelto di dare a mangiare a cane. L'ultima cosa che mi è avanzata, scusa. E gli altri sono figli di puttana. Te sei una stronza. È ufficiale. Non l'ho voluto tutto facile, vero? Te, vabbè, mi eri simpatico, ma... Non ti invidio, non so come fare la forza di fare tutti i giorni. Non ho altra scelta. Ehi, grazie per aver badato a me e alla mia famiglia. Sì, c'è. Ma alcuni non saranno contenti delle tue scelte. Che vaffanculo. Hai finito tutto? No, perché sono stronzo. Fanculo. Se continui a trattare la gente così, hai già i contatti in questo gruppo. Anche te, eh. Sì, beh, non ti vedo lavorare a quel muro. Lascia fare, tanto appena si può ce lo abbiamo di culo, non ti preoccupare, ci penso io. È il prossimo a schiantare, tanto se ci sia capitata l'opportunità. Sta dormendo meglio? Che ne facciamo del ragazzo? No, che okay, come? Che ne vuoi fare? Gli tiro un cazzotto in faccia. Sei un ragazzo molto coraggioso. Lo puoi rimettere a posto? Non ho capito. E Clementine stiamo colorando, l'ho visto. Indovina cos'è? Un gatto? A me sembra un gatto. È una capra. Hai mai visto capre gialle? Hai mai visto capre gialle te? Vabbè, sei messo bene figliolo. Te che stai a fare? A parte disegnare. Hai ancora qualche... te la passi bene? Sì, se la caverà quell'uomo? Mi sa di no. Non lo so. I'm not sure. Spero di sì. Ma io spero che schianti. Ma invece no.
Parliamo con lui. Ce la farà il mio amico? Non lo so, t'ho detto. I promise. Io non ci posso credere che l'Italia sia... Allora come stai? Io sono Ben Poole. L'uomo che avete salvato è il signor Parker, il direttore della banda della mia scuola. Stiamo venendo tutti giù da Stone Mountain dei playoff, quando è successo tutto. Come te la passi? Beh, io continuo a chiedermi se avrei potuto fare qualcosa di... per aiutare, sai? Un qualche, non lo so, qualcosa. Ah, non lo so, qualcosa. Ha fatto tutto quello che potevi. Sì, forse. Ho finito il CIO. Beh, glielo dici così? Sono nuovo, ho capito, non fa niente, davvero lì. Rilassati, men che non si dica, i tuoi amici saranno di nuovo normali. E quell'altro? E quell'altro l'hai dimenticato. Te gli sei detto tutto. Ci metti la foto. Ok, con lei abbiamo concluso Doniasa. Clementine. No, gli si deve chiedere ancora qualcosa. Ah, il walkie talkie, appunto, gli devo chiedere il walkie talkie. Quell'affare non funziona più, vero? No, da quando si è rotta la farmacia. La tieni tu allora? Sì, dai. Se per te va bene, mi serve. Va bene. Hai detto che ci avrebbero trovati. Lo so, ma tua madre... Senti, Clementine, tua madre trova. Non sono solo te, lo so che è per finta. Ma mi fa stare male. Ok, custodiscelo bene allora. I will. Tu stai bene qui? Non ho capito un cazzo. Parliamo con quest'altra che l'abbiamo lasciata lì. Stai dormendo meglio? Beh, a parte che... dei letti, ma no, non sto dormendo bene. Sai com'è? Che ne facciamo del ragazzo? Quindi... Forse per me lo lascerò stare qui per un po', per vedere se mai si rivela utile, ma decisione aspetta Lily, e dal momento è... Ma perché mi metti il rosa sul rosa, porca valena? Porco valena. Andiamo a parlare con quest'altro tizio, l'unico che... uno dei pochi mi sta simpatici. Gira voce che va a lasciare il motel. No, veramente. Probabilmente è la cosa migliore per noi. Senti, sei stato importante per me e la mia famiglia. Hai salvato Doug da quei mostri e ti sei opposto a Larry, alla farmacia. Questo non dimenticherò mai. Tu, Clem, potete venire con noi se volete. Beh, non sarebbe una cattiva idea. La Costa è un'idea intelligente. La Costa è una buona idea. Forse è quella la cosa migliore. Lo so, io porto via la mia famiglia. Hai detto a Kenny che partiva bene. Vedere la muoiono tutti perché gli ho detto che è una buona idea, eh? Guarda come ne è capace. Lì aveva ragione su questa gente nuova. A proposito di quel tipo della trappa che è stata la gamma, io non so se strepo. O quello o gli erranti. Lily ha ragione su questo. Vabbè, alla fine sì. Non è che non c'è da mangiare, ma che non c'è da mangiare qui. Dobbiamo andare da qualche altra parte. Che cazzo? Speriamo che tutto valga presto al meglio. Questa è una creazione che poi... Vabbè, non è altro da dire, faccia di culo. Vabbè. Andiamo a parlare con la mother. Vabbè, anzi, parliamo con quest'altra tizia lassù in cima che fa da vedetta. Non mi sento niente di altro. Abbiamo bisogno di andarcene qui. Parliamo di te, Kenny. No, abbiamo bisogno di andarcene di qui. Dio mio, anche tu. Lo sai che ne se ne vuole andare. Credo sia per questo che... così mi fa ripartire quel cane. No, questo è un buon posto. Siamo protetti, siamo vicini alla farmacia. Ormai abbiamo una routine e sta funzionando. Per ora, e la roba da mangiare? Lily, io sono gay. Ho capito come funziona lì. Ci sentiamo dopo, ok? È sfavata, vabbè. Non ho voluto darmi di fare le razioni. Ti attacchi.
E noi? I litigi, le discussioni, sto esagerando, insomma, la gente non ha queste cose. Senti, mi sto facendo il culo per fare in modo che siano tutti ben organizzati. Mangiati le unghie. Beh, allora devono trovare da mangiare, ovvio. E va bene. E va bene, sti cazzi, che ti devo... Ma te un po' a correre, tipo... Come va gamba rotta questi? Puoi darmi un attimo una mano? Ok. Brava. Ah, ma lì è ancora che prende a sangue. Ma insomma, tagli il livido sono un conto. Ma lì, quest'uomo manca una... Ho fatto la cosa giusta. Penso. Solo che la cosa giusta a volte fa paura. Beh, hai fatto tutto quello che potevi lì, grazie dell'aiuto. Non ho fatto niente. Vai a vedere come stanno gli altri, tanto più bisogno di spazio. Va bene. Bye bye. Che c'è? Ma queste scatolettine qui sono per bellezza. Parlando da calcio, che dici? Vuoi vedere che commento? Almeno la ragazza è una cosa... non c'entra un cazzo. Recinto. Oh mio Dio! Ha preso la maggior parte di turni di guardia. Vabbè, parliamo prima con lui. Eccoli. Ci sto provando, non mi ero reso conto di essere già così debole. Che vuoi, l'elemosina? Ho 60 centesimi in tasca, se zitto e la finisci con un portatile a finocchio. Ma sì, mi sa che sta un pochino sul culo a tutto il gruppo quella. Te la passi bene lì? Che cazzo è successo lì, eh? Dover tagliare la gamba a quel poveraccio. Sì, spero solo che Katia... affanculo. Ti manca... Ma sono nautico, lì è piuttosto incazzata con noi. Scusami, sì. Capisco, deve essere difficile prendere queste decisioni, ma la prossima volta viene ok. Ti manca la base aeronautica? Cioè, questo muro non è esattamente fatto secondo i standard militari. E non ci torno lì, anche voi avete visto com'è la situazione, no? È piena di aeronauti. Lì è piuttosto incazzata con noi. Senti, io so che le sue intenzioni sono buone, ma... Ma niente, sta facendo la sua scelta intelligente. Questi parassiti che vi siete riportati dietro se ne devono andare. Vabbè, almeno cazzo, dai un attimo che si riprende. No. Ci deve... No, va bene, piglia. Ti dacci un attimo quell'affare. No, te ti potresti fare male. Dai, lascia a Mark. A Mark? Sì, di te non mi fido per niente. Me l'ha chiesta prima lui, faccia di Ano. No. Andiamo alla ricerca di capire. Lì... ho solo bisogno di mangiare. Stare in giro per tutto il tempo. Ma ti fa bene fare un po' di azione a un barile. Sta buono, vai. E si piantò. Ken, lì, venite qui per favore. Non ce la trova. Ha perso troppo sangue. Mi sono stancato di questa merda. Ma che gli prendo? Non fare così, lo so che la morte l'abbiamo vista tutti. Ma non vuol dire che qui. Rimaniamo cani, fai legge. Quell'uomo che ha portato qui ce l'ha messa tutta, ma non sarebbe mai sopravvissuto. E l'altro ragazzo? Oh! Come cazzo? Levati! Mamma Yala! Minchia! Lascia, sbrigati! Oh merda! E ti pare che ci devo rimettere io? Oh, oh, che è? No! Ma non mi fa vedere il coso! Mamma zoppa! Tu sei morto! Cazzo, non me ne ero accorto! Che cazzo, uno non se le può inventare le cose qui però, Allora, devo premere i tasti, no? Oh, un po' di qua, un po' di là, anzi, vabbè, sempre di qua. Dammi lascia, dammi là, oh. Liscio!
Ma c'è una mira che fa cagare i poveri, però. Levati dal cazzo, levati! Smamma! Maremma campagnola! Usare tasto S indietro per notare, io sto usando le frecce. Ecco. È un'altra volta che ci ribatte la nicchia. Guarda, che schifo. Che schifo. Sparali, muoviti, salvami la... Oh. Grazie, mamma. You okay? Stai bene? Sì, grazie. E quello che faccio? Ma perché l'hai portato qui, stronzo? Papà, calmati, ci farà ammazzare tutti. Perché non ci sei andato? Cosa? È stato morto, tu non hai detto una parola, cazzo. Non è stato morto, lo giuro. Beh, il tuo amico non morto, ha cercato di uccidere mia moglie. Cosa? Aspetta, non lo sapete? Ma che diavolo stai dicendo? Non è il morso, è quello che hai mangiato? Non importa come ti sono in vita lo stesso, se non viene distrutto il cervello, succede sempre così, e si gira a tutti noi. Stai mentendo, siamo tutti infetti? Credo di sì, non lo so. So solo che ho visto gente tornare in vita che sono sicuro che non è stata morta. La prima volta che l'ho visto succedere, stavano nascondendo tutti in una foresta e credevano di essere finalmente al sicuro. Ma una delle ragazze, credo fosse Jenny Pitcher, non ne poteva più, ha inguaiato le pillole. Vabbè, ma le mamma in falegia. Qualcuno è entrato nella camera delle ragazze il mattino dopo e, Dio mio, erano tutte morte. E intanto si è impallata. Indietro, che succede? Ah, bah, altri visitatori. Oh, calma, io e mio fratello volevamo sapere se ci potete dare una mano. Oddio, ora li fa fuori tutti. Carly? Siete armati? Sì, per protezione. I morti possono apparire ovunque. Ma mi sa che il vantaggio che avete qui. Via giù, salviamo anche loro, tanto ormai. Casa nostra è protetta in un recinto elettrico, le sue fornite ai generatori. I nostri generatori vanno a benzina. Noi sappiamo proprietare la fattoria. Se siete disposti a abbassare le armi, possiamo metterci d'accordo su uno, scambio di merci. Come state? Quanto cibo? Dobbiamo in quantità. Vabbè, noi la benzina e loro ci danno il cibo, no? Perché non va quella macchina dal mercato a vedere? Certo, ci dovrei mettere io. Io vado a te. Allora, che ne dite? Ok, andiamo alla fattoria. Hai deciso di andare tu. Per un po' mi dite nella nostra fattoria. In cambio, scelte il cibo e in data. Vabbè, mi pare giusto. Un paio di colline dovrebbero poter aiutare i nostri genitori per un bel po'. Termina qui questo video gameplay, mi piaceggiate, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e alla fanpage di Facebook che trovate in descrizione. Ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao!